tantissimo che già esisteva nel lontano biennio 2015-2016, ma da quest'anno appunto si è elevato, è arrivato ad un livello maggiore proprio perché siamo arrivati a intitolare la maratona e avere questa partnership appunto di taglio sponsor. La Extra Firenze Marathon sarà appunto una manifestazione importante e avere con noi questo partner così importante come il gruppo Extra Energia ci permetterà ovviamente di far crescere l'evento ancora di più, sia per i servizi che daremo ai corridori, ma anche a tutte le attività collaterali per cercare sempre di più di coinvolgere la città. Soprattutto anche la possibilità di coinvolgere sempre di più il nostro territorio in un evento che sposa sani principi di vita, quali appunto l'attività fisica, la partecipazione, la socialità e cercare di fare qualcosa di bello proprio per la nostra città e i nostri cittadini. Ce ne saranno tante, a partire da una nuova location per quanto riguarda l'Expo, che è la fiera che precede il venerdì e il sabato della maratona, quindi venerdì 22 e sabato 23 novembre, appunto l'evento della gara, e che si svolgerà quest'anno alla stazione Leopolda, uno dei veri poli fieristici della nostra città. Questo ci permetterà ovviamente di far crescere il numero degli espositori e la possibilità ovviamente a chi vuole partecipare come visitatore, ricordo ingresso completamente gratuito, di poter vivere delle esperienze legate appunto a tutto quello che concerne conoscenza di nuovi prodotti, di nuovi servizi e la presenza di tante aziende legate al mondo del running, dell'endurance in generale, dello sport in generale. Oltre a questo ci sarà anche la presenza di un palco dove relatori nazionali e internazionali legati appunto alla preparazione atletica rispetto a conoscenze sull'alimentazione, su tutto ciò che riguarda l'ambiente sportivo avranno la possibilità appunto di alternarsi e avere dei talk show sempre aperti a tutti dove poter discutere di tutte le ultime novità legate appunto al mondo sportivo. Quindi vi aspettiamo. L'altra novità, oltre all'Expo, è che la domenica dell'evento, oltre alla distanza regina dei 42 km e 195 m della maratona, andremo ad organizzare per la prima volta una 10 km sempre competitiva. Praticamente saranno gli ultimi 10 km della maratona e sarà una possibilità, daremo la possibilità a chi non è allenato fondamentalmente per la distanza della maratona stessa di poter comunque partecipare a una manifestazione agonistica all'interno appunto dell'evento stesso. È un modo per celebrare questi 40 anni e soprattutto anche per dare appunto una possibilità a tutti gli altri sportivi non così allenati per la distanza massima di poter essere comunque protagonisti la stessa domenica. Di eventi collaterali ce ne saranno tanti. Possiamo semplicemente dire che sarà una settimana, l'ultima settimana di novembre qui a Firenze, una settimana legata a tutto quello che riguarda il mondo dell'atletica leggera e del running in generale. Quindi non solo maratona il 24 novembre, domenica 24 novembre, non solo una 10 km agonistica sempre domenica 24 novembre, non solo il venerdì e il sabato una vera fiera sportiva alla stazione Leopolda aperta a tutti con circa 90 aziende legate al mondo dello sport, ma una settimana che partirà dal mercoledì al giovedì con delle attività legate alla promozione dell'atletica leggera nelle scuole primarie e secondarie qui all'interno dello stadio di atletica leggera Ridolfi di Firenze, dove andremo a realizzare un trofeo ormai storico che si chiama I più forti, i più veloci, i più resistenti di Firenze, coinvolgendo circa 2.000-2.500 ragazzi che si sfideranno nelle varie discipline appunto dell'atletica, dai lanci ai salti alla resistenza, alla corsa veloce, per poi passare a quello che verrà organizzato, anche questo per la prima volta, nella location del Visarno, l'ippodromo di Firenze, tutto il sabato precedente la manifestazione recidina della maratona. E in questa location andremo ad organizzare la
classica family run, circa storicamente 2000 partecipanti tra famiglie e bambini, e soprattutto il vero charity program, la Fanfani Staffetta 3x7K, che sarà una manifestazione dove tre persone correranno ciascuna 7 km e devolveranno a una delle quasi 30 associazioni che finora hanno aderito alla manifestazione la loro iscrizione. Quindi cercheremo anche di far del bene al terzo settore e alle associazioni appunto del nostro territorio. Quindi una settimana di eventi, di grandi eventi.